Quando udii queste notizie mi misi a piangere. Ecco, lui rimane scioccato da questo fatto. Forse pensava, là le cose finalmente, dopo tanto tempo, secoli. È vero che noi stiamo vivendo proprio in questi mesi un'esperienza particolare. Stiamo vivendo il 150° dell'Unità d'Italia e ci stiamo chiedendo se vale la pena stare uniti, stare insieme. È vero o no? 150 anni fa sono morti per potersi unire. Noter quasi quasi sono disposti a occuparsi per più di... È triste, cioè vuol dire che il tempo che passa non sempre porta i frutti che si spererebbero, che si penserebbero naturali. Quando udii queste notizie mi misi a piangere. Passai alcuni giorni in grande tristezza, non prendevo cibo e pregavo il Dio del cielo. Questo modo di chiamare Dio, che è specifico proprio dell'epoca dell'esilio, del post-esilio, del dopo-esilio, ha a che fare proprio con la mentalità, prima babilonese, ma poco, soprattutto persiana. Il loro modo per dire il Dio creatore, il Dio del cielo. Non c'è né El, né Elohim, né Yahweh come parola che viene utilizzata per dire Dio, ma questa formulazione c'è El ma attaccato del cielo. Cosa intendessero dire con questo? Facilmente il creatore, quello che da sopra, dall'alto, segue quel che avviene sulla terra e ha una parola per chi vive sulla terra. Pregai così. Adesso leggiamo un pezzetto di preghiera, almeno un primo pezzo. È diviso in tre parti qui nella nostra Bibbia, da tre capoversi, se fate caso, la preghiera. E poi mi dite cosa c'è di particolare in queste prime righe della preghiera. Signore Dio del cielo, grande e terribile, tu mantieni fedelmente la tua alleanza con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Rivolgi il tuo sguardo verso di me, tuo servo. Ascolta la mia preghiera. Giorno e notte io ti prego per noi israeliti, tuoi servitori. È vero, noi abbiamo peccato contro di te. Anch'io e la mia famiglia. Siamo peccatori. Abbiamo sempre agito male. Non abbiamo osservato le leggi, i comandamenti e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Fermiamoci qua. Cosa ci trovate di meritevole di sottolineatura in queste prime battute della preghiera? Primo. Riconoscere che hai sbagliato. Secondo? Ti mantiene fedelmente la sua C'è la fede del Dio fedele che mantiene che quel che dice lo fa, quel che si impegna a fare lo fa davvero. Poi c'è qualcos'altro che merita di essere sottolineato, secondo voi? Io confesso che si rende conto. Si rende. Si rendono conto perché io confesso i peccati di Israele che noi abbiamo commesso, si rendono conto. Non solo si rende conto, ma si mette nel mucchio. Non dice i miei compatrioti hanno peccato. Si mette dentro. Abbiamo. Si mette dentro. È facile fare una domanda per rendersi conto questo pensiero, primo modo di Gesù, cioè non è che bisogna essere al popolo ai dati, ma questa confessione, una confessione questa qui, ha dato la voce e rendersi proprio conto che da Dio conviene molto. È una confessione fatta da tanti, molto forte, se veramente per parole risultanti, ma dopo molto forte che la credo. Dice davvero una vita di fede che va molto al di là di quello che apparirebbe, perché dicevamo prima, non a caso l'ho sottolineato, tutto sommato è uno che a tornare nella terra promessa dal suo Dio, al suo popolo, di partecipare a costruire quella comunità di fede, oltre che di vita quotidiana, che era il giudaismo, fino a quel punto non ci ha tenuto più di tanto. Ha seguito la sua carriera, che aveva niente a che fare con la fede che aveva. Serviva un imperatore pagano, oltretutto. Eppure dentro di lui c'è questa consapevolezza di fede che va molto al di là di un semplice sapere di appartenere. Imam Abbasi sono cristiano, sono buoni. Non è questa l'appartenenza che appare qui. È un condividere i valori profondi e soprattutto con una solidarietà col popolo che non è da poco. Non è da poco. È proprio dei profeti. C'è dentro l'insegnamento dei profeti. Vuol dire che in fondo, pur essendo rimasto a casa sua, la parola di Dio la conoscevo, quindi si era procurato il modo di poterla avere a disposizione, potersi confrontare con quella parola. Il mettersi solidali col popolo mentre si denuncia le magagne del popolo è proprio specifico del messaggio profetico, che anche quando urlano contro il popolo non si tirano mai fuori, non si mettono mai dall'altra parte.
sanno di essere coinvolti anche loro. Ma lui non è profeta. No. Lui è un ebreo che è a servizio della burocrazia, ma neanche della corte imperiale. Un funzionario, è di quelli di rango, perché lui dice copiere, ma il copiere non è soltanto quello che versa il vino, era molto di più. Poi c'è una contraddizione in questa preghiera. Avete intervista? Posso notare che in 40 anni siano dimenticati, dato che stavano bene, siano dimenticati di vedere i loro fratelli che vivevano. Quello sì. Infatti diciamo che forse non c'erano neanche molte occasioni di comunicare. C'era anche quell'aspetto lì. Questo non era per lì. Per quel gruppo che è rientrato e ha detto come stavano le cose, lui manco si immaginava magari come era davvero, se questo aspetto. Ma tutto sommato lui che idea ha del suo Dio? Grande e terribile. Grande, terribile, cioè non è uno col quale si può giocare a cicche, col quale si può mentire, se poi tira in giro, imbrogliarsi, non è uno così, prima cosa. Seconda cosa, è uno che mantiene la sua parola, fedele a quel che dice lo fa. Terza cosa, è uno che ama chi lo ama. Tu mantieni fedelmente la tua alleanza con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Però lui da che parte si mette quando parla di se stesso? I peccatori, quelli che non mantengono, non osservano i comandamenti e non mantengono l'alleanza, tradiscono l'alleanza. Dio può amare anche lui? Il suo Dio amerà anche lui? Sì. Ma allora? Però lui non lo sa. Che lui ami Dio? Non c'è problema, ma Dio amerà anche lui, visto che lui si mette dalla parte di chi sbaglia? Ma anche lui perché si è riconosciuto peccatore. Riconosce il suo peccato, riconosce il suo. E sa che questo Dio è capace di perdonare. E a questo punto, allora, quindi, cosa è fondamentale per poter essere perdonati e amati, anche se non si è tra quelli che osservano? Il riconoscimento del peccato. E altrimenti sarebbe un tirarsi la zappa sui piedi. Se non ci fosse la consapevolezza che questo Dio è capace anche di perdonare, riconoscersi i peccatori sarebbe il modo migliore per fregarsi davanti a Dio. Se per lui che conta è la legge, giusto o sbagliato, bene o male, premio o castigo, per parlare in linguaggio che si capisce, semplice, riconoscersi i peccatori vuol dire, come sapete, candidarsi a